Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 29 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Sabato quasi noir, ma dipende da voi. A giudicare dalle stelle in cielo questo potrebbe essere un sabato quasi noir, griffato dalla luna in quadratura al vostro segno e a sua volta sotto tiro di Urano, Mercurio e Sole, che dal segno opposto vi rimproverano con occhiatacce. Tutto annullato o scombinato, entrate in collisione con gli altri, in primis l'amato bene, che non concorda con alcuna delle vostre idee e vi dà contro per partito preso. Non diversamente vanno le cose sul lavoro, col capo che cambia progetto ogni 5 minuti, obbligandovi a fare e disfare come una Penelope versione 2000 senza nemmeno un regno da reggere o un grande ritorno da aspettare. Cambiamenti repentini su tutta la linea, magari ci si mette anche il meteo, scatenando la pioggia nel momento sbagliato. L'amore sposa finalmente la pace e la serenità e tutto procederà per il meglio e sotto i migliori auspici. Sarete più attenti alle esigenze del partner e saprete attirare l'attenzione del vostro partner. I single troveranno davvero la possibilità che sbocci prestissimo un nuovo grande amore che sapranno elettrizzare la persona desiderata. Buone opportunità. Guadagni maggiori grazie al tuo eccellente intuito. Se siete alla ricerca di un prestito per acquistare un'auto, un elettrodomestico o, perché no, un piccolo immobile, esaminate varie proposte di banche e finanziarie, non limitatevi alle prime proposte e approfondite sempre le condizioni e le clausole. Non ascoltate i consigli di gente che non è proprio disinteressata e leale. Fate affidamento sul vostro istinto e vedrete che non vi tradirà. Una persona a voi vicino oggi sarà particolarmente dolce con voi anche se vi farà ingelosire. Pensate positivo e badate di trovare in voi il giusto equilibrio per non restare troppo incantanti da questa persona. Alcuni oggi potrebbero subire un raggiro o una truffa, anche tra alcuni amanti c'è inganno e menzogna. Venere è davvero in cattivo aspetto e Mercurio non facilita la comunicazione. L'amore vi darà delle soddisfazioni, affrontate tutto con responsabilità e con tutta la gioia di cui siete capaci. Venere oggi è decisamente in aspetto favorevole. Non guardate troppo quello che fanno gli altri quanto piuttosto quello che fate voi, nel vostro cielo potrebbe essere scritto il successo, ma per conquistarlo dovete stare attenti a ogni passo che fate. La persona che oggi si mostra particolarmente interessata a voi sappiate che non è molto sincera, e soprattutto se siete nati di Marte, mercoledì e sabato dalle 12 alle 19 fate ben attenzione alle lusinghe. Il tempo che trascorrete al computer e al cellulare è davvero eccessivo, vi conviene moderarlo e sfruttare il tempo coltivando rapporti diretti. In questa giornata, un po' della vostra voglia di possedere e prevaricare verrà fuori soprattutto con il partner o con un amico. Se vi sentite molto intransigenti in questa giornata, sarà meglio per coloro che vi sono accanto, che vi stiano lontano. In questa giornata la vostra tranquillità potrebbe essere interrotta da una chiamata improvvisa che vi catapulterà in un attimo sul posto di lavoro, anche se siete in vacanza. Le vostre idee ultimamente peccano di banalità e se fate un lavoro creativo appunto, potrebbe costituire un grosso problema, al quale dovete immediatamente rimediare. I moti celesti sono guidati principalmente dal pianeta Marte che governa il vostro segno e vi assiste portentosamente dall'amico Cancro, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 15 e il 18 di novembre. In famiglia riuscite a svelare una marachella architettata dai vostri figlioletti, ma poi sorridete di nascosto della loro deliziosa ingenuità. Saturno nel segno amico fraterno dei pesci vi rende introspettivi e capaci di intuire quel che succede nel circostante. Che peccato concludere la settimana lavorativa e aprire il weekend di luna stortissima. È proprio la bianca signora a ricordarvelo, orgogliosa e offesa allo zenith in quadratura al vostro segno, già vessato dalla quadratura di Plutone e dall'opposizione del Sole, Mercurio e Urano, tutti quanti nel segno geloso e possessivo del Toro. Amore ed Eros. Partner oltremodo possessivo, ma su questo aggettivo non dovreste nemmeno argomentare, caratteri simili che si combattono sullo stesso terreno,
ma non è escluso che a seminare zizzania siano mammino o la suocera, gelosissime dell'amore che provate per qualcun altro che non sia lei. Solite battaglie familiari, dove non c'è nulla di originale da scoprire, infastidiscono e innervosiscono al punto da bloccare la digestione. Potrete trovare una persona che si aprirà subito con voi, riscontrando una forte sintonia. Siate però sicuri di poter soddisfare le aspettative, altrimenti vi rivelerete una grossa delusione. Coraggio. Vi fate perdonare sfoderando la potenza del vostro Eros che gli influssi di Marte vi infondono. Riprendete tutta la forza del trasporto emotivo e rifondate quasi il legame sentimentale su nuove e più possenti basi, specie se appartenete alla terza decade. Ma sappiate che il vostro partner non sempre sarà essere disposto a perdonare e a lasciar correre alcune vostre disattenzioni e manchevolezze. Apprendete la lezione e mantenete una linea di rigore. Lavoro e denaro? Tutte storte, con l'interlocutore in affari che fa e disfa la trattativa mandandovi nel pallone. Sullo stesso trend il capo, mai morbido e oggi addirittura intrattabile, non perdi occasione per ricordarvi che a lui spetta decidere e a voi eseguire. Guadagnare per voi è forse la cosa più importante che ci sia, ma dovete riuscire a conciliare vita e lavoro nel miglior modo possibile, senza trascurare gli affetti e le amicizie. Mettete in atto la tattica del rischio calcolato per cavarvi d'impaccio in un impegno particolarmente complicato. Sarà Saturno, pianeta simbolicamente assimilabile alla rapidità della strategia militare, che vi darà la grinta necessaria per come vi converrà agire e riuscendo poi a voltare la situazione a vostro completo ed esclusivo vantaggio. Benessere. Dopo 3 di giornate infernali per recuperare quanto è rimasto in stand-by durante il ponte, insopprimibile la voglia di staccare la spina e fuggire nuovamente da qualche parte. Cambiando ambiente dimenticherete le hobby del partner, le grane di lavoro, la stanchezza e le paranoie che, complici le fake news che ingenerano in voi profonda sfiducia, che vira ora verso il ribellismo, ora verso la malinconia. Il tuo aspetto giornaliero crea una sorta di armonia che ti dà una sensazione di pace oggi. Puoi trovare altri che la pensano allo stesso modo e con tutti i mezzi riconoscerlo e incoraggiarlo. Per lei, ha ragione Jung, fatti e situazioni che si somigliano, legate tra di loro da un filo sottile, tendono a presentarsi allo stesso momento e alla stessa persona. Nel vostro caso tutti guai. Per lui, sorpresa in famiglia, con brindisi per annunciarla. Ma non è detto che piaccia a tutti, la vostra lei, per esempio, storce il naso. E non è l'unica. Colore delle emozioni, mirtillo. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 5, finanze, 8, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.